È stato un momento veramente toccante e sentito perché presentare quello che è successo a Monbarroccio anche nella forma ebraica davanti al presidente di Israele, raccontandogli quello che è Monbarroccio, raccontandogli quello che hanno fatto i monbaroccesi e l'anima che ci hanno messo per salvare chi fuggiva dagli astrellamenti tedeschi, è stato veramente emozionante e toccante per chi rappresenta una piccola comunità come quella che ho l'onore di rappresentare. Quindi un momento sentito insieme alla famiglia Sarano, insieme alla famiglia Ciaffoni che rappresenta con noi in Israele, alla presenza del presidente Herzog. Sicuramente a ottobre, se tutto è rispettato nelle scadenze, ci sarà la prima presentazione del documentario, quindi atto a tutto quello che è il percorso della realtà dei fatti, con tutte le voci delle attuali figure che erano con noi in Israele ed altre. E il prossimo anno potrebbe diventare un film grazie al produttore Arman Giulia che sta lavorando sul copione e sull'organizzazione di tutto lo staff. Il film sarà girato in particolar modo per l'80% tra il Beato Santo e Monbarroccio, riguarderà Pesaro, riguarderà Monte Maggiore per la linea gotica, per l'altro 20%. Potrebbe interessare in parte anche la sinagoga di Senigallia perché il produttore americano di Hollywood, Arman Julian, ha individuato anche in quella sinagoga un elemento contraddistintivo. Quindi le figure interessate, le realtà interessate sono per gran parte del mio territorio e la realtà di Monte Maggiore è in parte quella della città di Pesaro. Un percorso che potrebbe vedere anche un grande staff a livello di protagonisti per quelle che sono le figure che Julian ha attualmente anticipato e che coinvolgerà tutto il territorio della provincia di Pesaro Urbino.